Ciao a tutti e bentornati. Oggi sono qui nelle vesti di Elsa, la principessa della fiaba della Disney Frozen. È stato un trucco richiestissimo che molti di voi mi hanno appunto chiesto di riprodurre e ho deciso di realizzarlo in occasione del carnevale. E, il cartone della Disney è uno dei miei preferiti degli ultimi tempi, anche se comunque quelli classici restano sempre i migliori, quelli disegnati a mano. Io spero che il trucco vi piaccia, mi sono divertita tanto a farlo e mi piace molto trasformare il viso, vedermi sempre in modi diversi. Quindi dopo Ursula vi lascio a Elsa. Spero che il trucco vi piaccia, vi lascio al tutorial, un bacio. Inizio applicando uno dei fondotinta più chiari che ho, questo è lo Skin Base della Illa Masca nel colore avorio. Lo sto applicando con un pennello duo fibre della MAC nel numero 130. Faccio bene attenzione a sfumare l'attaccatura dei capelli, sulle orecchie e anche sul collo. Vado a coprire le occhiaie facendo un mix del D4 e del D2 nella mia palette della Kryolan. Applico il correttore anche sulle labbra, poiché Elsa ha delle labbra più sottili delle mie. Una volta finita la base andiamo a fissarla con una cipria trasparente, questa è della Ben Nye Media Pro. Siamo adesso alle sopracciglia, le pettino prima all'insù e poi le porto all'ingiù, visto che Elsa ha delle sopracciglia molto sottili. Le mie non sono tanto sottili, ma cercherò di riprodurre la forma. Vado ad utilizzare il Deep Down Fluid Line della MAC per scolpire e disegnare le sopracciglia. E quelle di Elsa sono alquanto arcuate, quindi parto dall'esterno, poi vado a colorare la parte anteriore. Con un pennellino angolato vado ad applicare il prodotto e infine lo sfumo sempre con un pennellino da mascara pulito. Passiamo agli occhi. Come primer vado ad utilizzare il Paint Pot della MAC nel colore Soft Ochre, che è un bel giallino che va a coprire tutte le discromie della palpebra. Piego le ciglia. Come ombretto vado ad applicare il colore Plum Dressing della MAC, che è questo bellissimo viola perlato, e lo applico prima nell'angolo interno e poi in quello esterno, cercando di mantenere una forma circolare per ricreare gli occhi di Elsa. Fate bene attenzione a lasciare libera la parte centrale dell'occhio, perché andremo ad applicare un altro colore. Replico lo stesso procedimento sull'altro occhio. Al centro della palpebra vado ad applicare un altro ombretto della MAC, questo nel colore Parfait Amour, che è un bellissimo lilla nei toni del blu. E lo applico appunto solamente al centro, lo tampono. Nella piega dell'occhio vado ad applicare un ombretto opaco, sempre della MAC, nel colore Passionate, che è questo bellissimo rosa fucsia. Lo applico con un pennello 217, sempre nella piega dell'occhio, io mi porto leggermente al di sopra, e poi lo vado a sfumare con un pennello pulito. La sfumatura, questo è della Make Up For Ever. Ripeto la stessa operazione sull'altro occhio. Per definire maggiormente la piega vado ad applicare un marrone caldo, questo è lo Swiss Chocolate, sempre della MAC. Lo applico con un pennello a punta e lo applico maggiormente nella parte esterna dell'occhio, sfumandolo verso l'interno, mantenendo sempre una forma a cupola. Applichiamo ora del nero opaco, sempre per dare maggior definizione, ci concentriamo soprattutto nella parte esterna dell'occhio. E andiamo a sfumare il tutto con il 217 usato in precedenza. Ripetiamo l'operazione sull'altro occhio. Ora
vado ad applicare una linea di eyeliner con un pennello angolato, sto usando il Maybelline della MAC nel colore nero e porto la codina verso l'esterno, all'insù. Lo faccio anche sull'altro occhio. Nella rima interna dell'occhio vado ad applicare la Chromographic Pencil della MAC nel colore NW1520, che è una matita del colore avorio, e al di sopra ci vado con una matita bianca, questa è sempre della MAC, e per rendere il tutto più intenso. Poi al di sotto vado ad applicare una matita marrone, questa è della MAC nel colore Teddy, e la applico quasi a partire da metà occhio, tirandola verso l'esterno, portandola parallelamente a quella dell'eyeliner. Questa tecnica è una tecnica molto utilizzata anche nel trucco correttivo per ingrandire gli occhi e lasciare gli occhi aperti. Quindi andiamo a sfumare la matita al di sotto dell'occhio con un ombretto marrone per renderla meno definita, più soffice, e vado a rendere più precise le estremità delle due linee con il pennellino che ho usato in precedenza per applicare l'eyeliner. Poi vado ad applicare la matita bianca che ho usato nella rima interna anche tra le due linee, e vedete subito come l'occhio risulta più grande e più aperto. Sto applicando adesso del mascara, questo è l'In Extreme Dimension della MAC, e adesso passiamo a fare un po' di contouring. Prendo questo marrone opaco dalla palette della Sleek Makeup e vado a riprodurre il nasino di Elsa, che è un naso molto piccolo, sottile e rotondo, quindi stringo il mio naso, vado a disegnare due linee all'estremità del mio, sfumandole verso l'esterno, verso le guance, e poi vado ad arrotondare la punta del mio naso. Rendo il tutto più soffice sfumandolo, e adesso vado a fare un po' di contouring sulle guance per definirle maggiormente. Come blush vado ad applicare un blush rosa opaco, questo è della MUA, lo applico al centro delle guance tirandolo verso l'esterno e portandolo all'insù. Ne applico un po' anche al centro del naso, poiché Elsa è una principessa dei ghiacci e essendo sempre esposta al freddo ha sempre il nasino arrossato. Vado a riprodurre delle lentiggini, sempre con la matita che abbiamo usato in precedenza marrone, e le vado a sfumare con le dita. Passiamo ora alle labbra, che vado a colorare con la matita della Ben Nye nel colore Beet Red, che sarebbe un color barbabietola, e vado a ridurre la mia forma naturale, per questo prima abbiamo utilizzato il correttore ai bordi, quindi dopo aver tracciato i bordi ne vado a colorare anche l'interno. Al di sopra applico questa matita della Pupa nel color 27 con bellissimo color fucsia, e quindi miscelando i due colori riusciamo ad ottenere il colore di Elsa nel cartone animato. Ad applicare delle ciglia finte, queste le applicherò nella parte inferiore e queste nella parte superiore, sono entrambe della MAC Cosmetics ma non ricordo il numero. Dopo aver applicato le ciglia, lascio asciugare la colla e vado ad applicare un po' di illuminante sulla parte alta delle guance. Della palette della Kryolan potete prendere qualsiasi ombretto bianco perlato. Ebbene, è arrivato il momento di sistemare i capelli. Vado a mettere questa calza in testa, dove vado a sistemare i capelli per nasconderli sotto la parrucca. E questa è la mia parrucca da biondona super sexy, che assomiglia un po' ai capelli di Donatella Versace, quindi la vado a sistemare in testa bene bene e vado a farmi una treccia per imitare quella di Elsa, e tra un po' vedrete il risultato.
Ecco il trucco finito e vi lascio con una sorpresa tra poco. D'ora in poi lascerò che il cuore mi guidi un po', scorderò quel che so e da oggi cambierò. Resto qui, non andrò più via, sono sola ormai. Da oggi il freddo è casa mia e lo so, sì lo so, come il sole tramonterò, perché poi all'alba sorgerò. Ecco qua la tempesta che non si fermerà. Da oggi il destino appartiene a me. Se il trucco vi è piaciuto, come sempre vi chiedo di darmi dei pollici all'insù per apprezzarlo e di condividerlo soprattutto sui vostri social media e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, continuate a farmi richieste dei trucchi che vi piacerebbe vedere. Un bacio, ciao!